La storia di Rosario Livatino, il giudice ragazzino che fece tremare la mafia. Li definirono ragazzini, loro facevano tremare la mafia. Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quando siamo stati credenti, ma credibili. Quella del giudice Rosario Livatino è una storia emozionante, di un giovane colto, onesto, che amava il suo lavoro e serviva fedelmente lo Stato. Stato che l'abbandonò. La più alta carica dello Stato, in maniera sprezzante, li definì ragazzini. Non è possibile che si creda che un ragazzino, solo perché ha vinto il concorso, sia in grado di condurre indagini complesse contro la mafia e il traffico di droga. Ma di ragazzino non aveva nulla. Fu il primo giudice in Italia ad interrogare un ministro. Fece tremare la mafia e i criminali con numerose inchieste sulla Tangentopoli siciliana. Schivo, modesto, educato, molto religioso, non amava apparire, preferiva lavorare. Viveva con i suoi genitori senza scorta e aveva come macchina una semplice Ford Fiesta di colore rosso. Il 21 settembre del 1990 venne vigliaccamente ammazzato alle spalle da codardi a solo 38 anni. Ma il suo esempio, il suo sacrificio, la sua onestà non devono essere mai dimenticate dalle future generazioni. Il giudice deve offrire di se stesso l'immagine di una persona seria, equilibrata, responsabile. L'immagine di un uomo capace di condannare, ma anche di capire. Solo così egli potrà essere accettato dalla società. Questo e solo questo è il giudice di ogni tempo. Se egli rimarrà sempre libero ed indipendente, si mostrerà degno della sua funzione. Se si manterrà integro ed imparziale, non tradirà mai il suo mandato. Per non dimenticare mai Rosario Livatino.